Spesso i momenti difficili non accadono per caso, ma sembrano portarti a un punto di partenza, dove puoi scoprire cose importanti che sono dentro di te. Questi momenti difficili includono periodi di smarrimento, incertezza, insuccessi inaspettati e altre sfide emotive come la paura, la tristezza, la rabbia, la noia. Solitamente vediamo questi momenti come nemici da combattere. Ma cosa succederebbe se li considerassimo come opportunità fondamentali per migliorare la nostra vita? Se desideriamo veramente ottenere i risultati che vogliamo, dobbiamo prima capire la situazione attuale. Questo significa che dobbiamo accettare le emozioni e le sfide che stiamo affrontando senza rassegnarci o lottare contro di esse. Dobbiamo essere aperti a nuove possibilità e imparare da ciò che ci è sconosciuto. Oggi sei qui per risvegliare il tuo vero potenziale e intraprendere il tuo viaggio di crescita personale. Inizia a esplorare da questo momento in avanti ciò che è il tuo mondo interiore e lascia andare i vecchi schemi di pensieri, abitudini, atteggiamenti, tutto ciò che è inutile. Questo è l'inizio del tuo percorso verso la creazione dei risultati che desideri. Inizia ad ascoltare la tua voce interiore. Anche se a volte sembra piena di dubbi e di perplessità, consenti di esprimere ciò che senti in modo naturale. Quando attraversiamo momenti difficili, è importante ascoltarci attentamente per ristabilire l'equilibrio della nostra vita. E se stai vivendo un particolare momento della tua vita, osserva le parole che stai esprimendo in quel determinato stato, lascia da parte i rimpianti. Fanno parte delle energie del passato. Piuttosto chiediti: cosa posso fare oggi per riprendere in mano la mia vita, per essere responsabile delle mie azioni? Sposta i tuoi pensieri e inizia adesso a trovarti una posizione comoda, chiudere gli occhi e mentre fai un bel respiro profondo insieme a me, ti chiedo il permesso di guidarti e accompagnarti attraverso questo percorso. Un percorso per creare dei risultati importanti. Respira profondamente. Liberati da tutti quei pensieri che si ripetono. Liberati da quelle tensioni fisiche e muscolari. Questo è un buon momento per te. È un buon momento per dedicare a te stessa e a te stesso. Proprio così. Cosa puoi fare oggi per riprendere in mano la tua vita ed essere responsabile dei tuoi pensieri? Chiudi gli occhi e scendi nella tua profondità. E ti chiedo fin da subito di portare davanti a te un'immagine che ti preoccupa. La puoi vedere come se fosse una scena reale. La stai osservando. Tu sei lo spettatore. Partecipa a questo spettacolo. E mentre osservi l'immagine, ascolta quello che si muove dentro di te. Quali sono le emozioni, le sensazioni, le percezioni che hai nel tuo corpo, come respiri. L'immagine che osservi, qual è quell'immagine che ti preoccupa? Che cosa ti risuona di quell'immagine? E ora, che cosa potresti fare di diverso? Quali sono le cose che sono sotto la tua responsabilità? E lascia andare quest'immagine. Lasciala andare. Porta davanti a te un foglio bianco. Un foglio da colorare. Dove potresti disegnare un simbolo. O qualsiasi altra cosa. Lascia andare tutto quello che emerge. Qui non serve diventare un artista o essere perfetto nei tuoi disegni.
potrebbe apparire un simbolo, qualcosa che puoi lasciare andare, qualcosa che ormai non ti appartiene più. E lascialo andare leggero nel vento. E puoi prendere un altro foglio bianco e disegnare qualcosa che puoi tenere nella tua vita. Un simbolo di amore. Lascia che questo simbolo possa emergere spontaneamente. Perché qui puoi trovare delle nuove risposte, delle nuove idee, dei nuovi pensieri. Lascia andare quella vecchia immagine. Respira. Lascia andare in questo momento tutto quello che è emerso, tutto quello che è apparso. Concentrati in questo momento solo sul tuo respiro. E rifletti per un attimo. Che cosa ti impedisce di realizzare la vita che vuoi realizzare? Come vuoi creare la tua vita partendo dal tuo sistema interiore, partendo da te stesso, da te stessa? Quali sono i nuovi pensieri che puoi mettere in azione, le nuove parole? Quando arriverai davanti a un ostacolo, può essere che sia un grande indicatore che sei arrivato a un punto di svolta. Così come per un viaggio, quando affronti gli ostacoli, quando affronti le avversità, puoi diventare un eroe. E quando l'eroe riconosce questo aspetto, attraverso uno smarrimento, attraverso l'ignoto, attraverso questi momenti difficili e cruciali, ma sono fondamentali per l'avanzamento della tua evoluzione. Perché se ci chiudiamo nella nostra stanza, facciamo sempre le stesse cose, come se vivessimo la stessa vita o la vita di un qualcun altro. Ma oggi hai la possibilità di scegliere di portare il tuo treno, la tua macchina, la tua imbarcazione in un altro percorso. Perché la nostra vera natura non è essere chiusi in una trappola. Prova a pensare l'ultima volta che ti sei sentito e sentita davanti a uno stato di disorientamento. Che cos'è accaduto? Ricorda quei passaggi. Forse non avevi un'idea chiara di quello che volevi realizzare. Ti sentivi smarrito, vuoto. Non avevi più un punto di riferimento e cercavi degli appoggi nel mondo esterno. Ricorda esattamente quali erano i passaggi, descrivili dentro di te, perché lì c'è il tuo messaggero più profondo. Che cosa vuol far emergere questa immagine? Che cosa ti sta dicendo? Che cosa ti invita a fare adesso? Capita di sentirci inadeguati, ma questo accade quando deleghiamo troppa responsabilità al mondo esterno. Ma in realtà tu fai tante cose belle. Tu fai tante cose utili per la tua vita. Jung una volta scrisse: una pianta abbastanza saggia da sviluppare le sue foglie da tutti i lati. E da oggi dobbiamo iniziare a emergere così, come una pianta che si erge verso un cielo infinito, dove ti può solo attendere una luce di amore e speranza, una luce legata alle stelle, alla luna, al sole. Così come le radici entrano nel centro della terra, tu stesso e tu stessa entri in connessione col cosmo. Cosa puoi creare oggi fidandoti di te, fidandoti dei messaggi del cosmo, lasciando perdere le critiche,
lasciando perdere i giudizi. Ora immagina, vedi te stesso, te stessa, seduto di fronte a te. Ci sei tu. Osserva la postura, i tuoi pensieri. Osserva il lato del tuo carattere, osserva quello che non fa più parte di te. Immagina proprio te stesso davanti a te. Ora puoi iniziare a creare una conversazione. Puoi comunicare con la persona che è lì davanti a te. Entra nella comunicazione dove puoi liberarti da preoccupazioni, blocchi, ma entrare sempre di più nelle gioie, liberandoti dalle difficoltà, e puoi sentirti dire tutte le cose che non hai mai detto. Qualsiasi cosa che ti venga in mente, senza blocchi, senza rancore, tira fuori tutto ciò che puoi esprimere. Lo puoi fare a voce alta, oppure dentro di te. Crea questo dialogo fino a quando sarai completamente soddisfatto e soddisfatto. Esprimi ciò che senti in modo puro, senza aggiungere spiegazioni, senza aggiungere giudizio, commenti. E quando ti senti completamente libero e libera, immagina che tu prendi il posto di questa persona, la persona che è di fronte a te, e ti siedi su quella stessa sedia. Vedi, quella persona la puoi salutare. Quella persona che non fa più parte di te, ma è una persona nuova. Diffonde responsabilità, saggezza. Esprimi dentro di te ciò che vuoi lasciare andare in modo definitivo. Lo puoi ripetere dentro di te. E dai vita a quello che puoi creare, quello che vuoi creare. Chiedi. Chiedi adesso che tu puoi diventare il creatore della tua vita. Che senso ha la tua vita in questo momento? Per te stessa, per te stesso, per gli altri. Dove posso concentrarmi di più? Cosa posso fare di più e di meno? E ora immagina, immagina, mentre stai lavorando su questo percorso straordinario. Il tuo inconscio sa esattamente che cosa fare, che una luce scende, scende giù dentro di te, come se potesse purificare ogni parte del tuo corpo. Se fosse una cascata di energia, e sai che dentro di te si stanno muovendo delle forze inaspettate, perché sei entrato in contatto con la tua parte più profonda, quella parte che normalmente ha creato la nostra mente, perché dentro di te risiede sempre la soluzione giusta nel momento giusto. Ora fai spazio nel vuoto, nel silenzio, quello spazio che ti permette di sorprenderti. Oggi potranno accadere le cose migliori per la tua vita. Entra nella frequenza giusta, perché se da oggi vuoi muoverti nella frequenza giusta e decidi di muoverti verso le soluzioni, stai portando la tua vita verso la creazione di te stesso, e lo scoprirai giorno per giorno. Ma è necessario aprirti a nuovi progetti e le nuove sfide, tutto ciò che può fiorire di nuovo, lasciando perdere tutto ciò che è uguale. Perché le ripetizioni vanno bene al momento in cui ti portano risultati, ma se vuoi far sì che la tua vita possa espandersi ed entrare in connessione con la tua anima, con il tuo spirito più profondo, è necessario permetterti di aprirti a nuove opportunità, uscendo da quella trappola che la mente crea,
Affidati. Affidati all'ignoto. Affidati ai nuovi pensieri. Affidati a ciò che puoi manifestare nella tua vita con la tua stessa unicità. E ora crea quell'immagine davanti a te, quella figura che vuoi creare, che forma qual è l'archetipo, forse un guerriero, un combattente, oppure una persona che vuole diffondere amore, una persona che vuole portare un messaggio specifico alle altre persone. Che senso dai a questo incontro? Che senso dai a questa saggezza dentro di te? Quali sono le cose che ti sta trasmettendo questa immagine? Vedi quella figura che ha già realizzato, che è già soddisfatto, ha raggiunto i nuovi traguardi, ha ricevuto nuove risposte, nuove idee. E ti chiedo di trasformare quella figura in un simbolo, in un animale, in una pianta, un fiore. Abbandona ciò che ti è arrivato per portare quella sensazione dentro di te di certezza. Questo è un momento prezioso per te, un momento che ti permette di comunicare con tutta la parte più forte di te. E ora continua a respirare, a sentire questa sensazione di certezza, che tu diventi un creatore di frequenze positive, un generatore di frequenze positive. E stai lì per qualche istante, tranquillo e tranquilla. Come ultimo passaggio, ti chiedo di andare in un luogo tranquillo, osservando un paesaggio che ti aiuterà a creare, a diventare tu stesso il creatore. E mentre cammini in questo luogo, c'è una casa molto particolare che attira la tua attenzione. Ci entri in quella casa e lì c'è una stanza. Ti metti comodo. E c'è una sfera di cristallo su quel tavolo antico. Oppure puoi vedere di fronte a te un mago. È la figura che ti può consigliare, decidi tu, se avere davanti a te un mago o la sfera di cristallo. Affidati al tuo intuito. Questo è un mistero che porta dentro di te saggezza, certezza, fiducia. È un esercizio che facevano tutti i grandi maestri, che si aspettavano lì, nel buio, accendevano una candela, si mettevano con gli occhi chiusi e aspettavano. Ma ora questo lo puoi fare anche tu, immaginando che in quella stanza stai accendendo una candela di fiducia, di speranza, e osservare che cosa accade all'interno di quella sfera, oppure che cosa vuole comunicare a te questo mago. Ascolta, osserva cosa percepisci dentro di te. Se osservi dei simboli, dei colori, delle forme, qual è l'informazione che ti sta arrivando? Quali sono le nuove idee che stanno emergendo? Quali sono le risposte che stanno arrivando? Osserva bene dentro la sfera. Puoi vedere magari te stesso, te stessa che eri in un'altra epoca. O vedi persone che hai conosciuto nel tuo tempo passato. Anche se non ricevi fin da subito la risposta che cercavi, sta iniziando a stimolare la tua creatività e il tuo inconscio. E
quindi va bene anche così, perché sai che potrai ripetere tutte le volte che vorrai questo percorso. È un percorso che stimola la tua creatività, perché puoi diventare tu stesso il creatore di risultati, un viaggio dentro di te. E osserva in questa stanza cosa c'è che attira di più la tua attenzione. Simboli, idee, libri, titoli di alcuni libri, oggetti sacri. E ora è tempo di fermarsi ancora un attimo, portare tranquillità, quiete dentro di te, per risvegliare quella saggezza infinita che sai che è già lì pronta e disponibile a darti le informazioni che hai bisogno. Ora sei pronto e pronta per rilassarti, per essere in compagnia con la tua saggezza, per essere in compagnia con l'amore di te stessa, di te stesso. Andare ora qualsiasi pensiero che possa emergere e porta dentro di te la fiducia, la saggezza, l'entusiasmo, la grinta, la gioia, tutte quelle emozioni positive che hai voglia di sprigionare nel tuo corpo, lasciando andare tutte quelle persone che sono abituate a chiedere e non sono capaci di dare. Non è un problema tuo. Persone che sono capaci di dirti che sei bravo, sei il migliore, e poi magari ti parlano alle spalle. Non fanno parte della tua vita quelle persone. Lasciale andare. L'universo, il cosmo, in questo momento ha progetti molto più grandi rispetto ad ascoltare quelle persone che vogliono abbassare la tua energia. Lasciale andare. Non fanno più parte della tua vita. Entra nell'energia positiva del sole, della luna, della madre terra, del cosmo. Lascia andare quelle vecchie esperienze, quei vecchi attaccamenti, perché qua sei una persona nuova, creatore di risultati, creatore della tua vita. Molto bene. Lascia andare tutto quello che è inutile. Questo è un buon momento per iniziare a avvicinarti sempre di più alla tua anima. Un'anima gentile, un'anima di amore, un'anima che ti permetterà di raggiungere grandi risultati. Sei tu il creatore del tuo destino.